molto vestiti, insomma, è un ispettore messo a nudo. Quindi abbiamo, non solo in termini metaforici, abbiamo uno Stucchi nudo come un verme, e non ne ricordo tanti di ispettori. Forse no. Ci sono anche delle divertenti, non aspettate niente di troppo piccante, perché però ci sono anche delle divertenti scenette dentro il campeggio, e poi dentro il campeggio e anche fuori succedono una serie di cose che non possiamo dirvi. Però vi dico che Stucchi è arrivato in quel campeggio perché si è andato in vacanza da solo. Doveva andare in vacanza prima con la sua amorosa, poi con suo zio, poi alla fine gli hanno tutti dato buca per un motivo o per l'altro. L'amorosa c'è un figlio con una gamba gessata. L'unico che non gli dà buca perché non può è il cane salsiccio, che viene inzainato e portato in campeggio nudista, dove succedono delle cose, ma questo è solo uno dei due fili della storia. Perché il filo dell'altra storia passa veramente da altrove, da un gruppo di pescatori di Chioggia e dalla condizione di cambiamento del mare Adriatico, ne avete sentito prima un pezzettino. Ci racconti un po' di quest'altra storia parallela? Sì, che nasce naturalmente da, in me, un po' di storia vera, nel senso che l'Adriatico è un mare complesso, no? Questo pezzo di grande Mediterraneo, su cui un po' scriviamo ma un po' sappiamo anche poco, e sta attraversando degli ultimi anni che sono complessi, per cui non solo il Mose a Venezia, il nuovo porto che faranno, voglio fare fuori a Venezia, quindi il più grande porto di container d'Europa, in competizione con Rotterdam, insomma, è un mare su cui accadono le cose, un mare che ha visto frammentarsi la Jugoslavia, un mare che è formato da stati fragilissimi, perché dall'altra parte, non che il nostro sia l'impero britannico, ma insomma siamo un po' meno scassati della Croazia, del Montenegro, e non siamo nemmeno tanto britannici, forse è una cosa peggiore da un certo punto di vista, ma non lo so. E quindi insomma abbiamo un lato B dell'Adriatico pieno di... l'ambientazione è quando la Croazia entra in Europa, che è il primo di luglio di quest'anno, e l'allargamento quindi a est, a sud-est dell'Europa, che è foriera di molte cose, e io ci ho infilato dentro lì perché è una cosa che mi è rimasta, l'eco della guerra dei Balcani, no? Che ho vissuto indirettamente, ho vissuto e che vivo su un paesetto che era una grossa base militare, dell'aeronautica, e sono partiti per mesi e mesi e mesi, ogni ora, 24 ore al giorno, 6 aerei che andavano a fotografare il movimento delle truppe serbe, no? Quindi non facevano azioni di bombardamento ma di controllo, ed è stato per mesi forse non si riesce a renderlo, no? Questo rumore assordante ogni ora, puntuale, no? Come una sorta di disordine generale, che parlava però noi che vedevamo solo la sua televisione, di una vera guerra vera. La rendeva veramente, e anche inquietante, nella sua regolarità, come un tocco di campana, regolarissimo. E allora io volevo anche raccontare un po' questo mio vissuto, e ho fatto interpretare a un commissario Latinsky, come se fosse il novello, almeno nel romanzo, una di Vukovar, questa tremenda battaglia, una che aprì la guerra tra Serbia e Croazia, tremenda, benissimo raccontata dal libro di Rumiz su questo, dalle maschere per il massacro, che stavo leggendo in quel periodo, e rileggendo dopo averla letta, l'avevo già letto allora, no? E ho riletto con questo nuovo stato d'animo, e mi è sembrato che fosse stata una cosa incredibile. Ho cercato naturalmente di raccontarla con un po' di brio, insomma, di